più generale, quali le misure di riduzione del rischio e del danno in ambito penitenziario, l'accesso alle cure e la continuità terapeutica, il trattamento sociosanitario dei detenuti tossicodipendenti, l'individuazione delle skill sotto l'aspetto delle competenze e delle conoscenze del personale sociosanitario che opera in ambito penitenziario, affrontato il problema della revisione del modello organizzativo di intervento sulle persone affette da questo tipo di dipendenza, analizzato gli effetti della legislazione sulle droghe e sul sovraffollamento carcerario individuando soluzioni, e ha anche affrontato il problema della regolamentazione delle procedure dell'invidio ai SERT e alle strutture del privato sociale da parte della magistratura. I lavori di questa prima sessione, che per motivi organizzativi dovranno concludersi non oltre le 13.20, 13.30, prevedono una presentazione delle proposte scaturenti dal tavolo da parte del coordinatore, più una serie di interventi di commento da parte degli esperti da cui sono circondato. Concluderà la sessione un intervento per la restituzione finale sulla base di analisi delle priorità e delle parole chiave da parte dell'esperto del CNR. Do quindi la parola al coordinatore del tavolo tecnico giustizia penale, misure alternative, prestazioni sanitarie e penitenziarie nell'ambito delle dipendenze, sostanze psicoattive, che è il professor Leonardo Grosso, che è attualmente presidente onorario del gruppo Abele, docente presso l'Università di Torino in prevenzione e trattamento delle dipendenze e pedagogia della devianza, formatore e supervisore, psicologo e psicoterapeuta, e consulente per molte regioni e rispetto a diversi ministeri, ed è autore di più di un centinaio di pubblicazioni. Prego. La parola le devo però chiedere di riuscire a concentrare il suo intervento in una decina di minuti. Grazie. Grazie. I dati del sovraffollamento carcerario parlano da soli. Il 31,1% della popolazione carceraria è detenuta nella stragrande maggioranza per spaccio comune. E il 26, i dati al primo semestre di quest'anno parlano del 27% della popolazione detenuta soffre di disturbo d'uso di sostanze. Due deduzioni. Il carcere è l'istituzione che ogni anno incontra più persone con consumo problematico di droghe. La seconda è che il carcere si rivela non come lo strumento più efficace per la riabilitazione del disturbo. E la causa prima, come già stato detto, del sovraffollamento penitenziario è la recidiva nel reato. E allora, tra i tanti motivi per cui è stato detto bisogna riaffrontare la problematica della legge 309, uno è la necessità di rovesciare l'impostazione concettuale e quindi tentare di passare dalla predominanza dell'intervento penale alla predominanza dell'intervento di cura sociale ed educativo. Il tavolo, composto da 21 esperti, propone quindi, rispetto all'articolo 73 che definisce l'impianto sanzionatorio della legge, di sottrarre all'azione penale alcune condotte illeciti contemplate nelle fattispecie articolo 73, comma 1 e 1 bis, come la coltivazione di cannabis per uso personale e la cessione senza finalità di lucro. Ecco, su questo punto specifico un esperto ha espresso dissenso dicendo che la norma deve rimanere. Rivedere l'impianto sanzionatorio delle fattispecie previste 1 e 4 e 73, riducendo i termini edittali in modo da escludere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, facilitando così l'accesso alle misure alternative. Escludere la previsione dell'arresto obbligatorio, eliminare il criterio tabellare del superamento delle soglie per uso personale, inserire i lavori di pubblica utilità come possibile sanzione al posto della reclusione per alcune fattispecie dell'articolo 73,
dare spazio al comma 5 bis dell'articolo 73 e all'istituto della messa alla prova per avviare percorsi di giustizia riparativa. Rispetto alle misure alternative alla detenzione, anche qui i numeri stati forniti precedentemente dalla ministra Cartabia, quello che emerge dalle evidenze è che le misure alternative si rivelano più efficaci nel contenimento della recidiva, più utili per quanto riguarda i condannati e la collettività, più convenienti per la spesa pubblica. Tuttora sono sottoutilizzate per ostacoli alla richiesta e per ostacoli all'ottenimento. Le sentenze di rigetto della magistratura di sorveglianza sono più frequenti, paiono essere più frequenti tra chi ne fa richiesta della libertà e sono consentiti più facilmente i programmi residenziali rispetto ai percorsi territoriali. Si diceva che, ahimè, a volte nemmeno i minori degli istituti penali minorili riescono ad accedere alla comunità. Si contrappongono quindi le esigenze di custodia e di sicurezza, ma è nostro dovere trovare la sintesi più equilibrata. E due ostacoli preclusivi specifici riguardano sia i criteri utilizzati per la certificazione di tossicodipendenza e poi per l'interpretazione della stessa da parte della magistratura di sorveglianza. In dettaglio il documento spiega meglio questi aspetti. Ma gli aspetti più ostativi di accesso alle misure coinvolgono in carcere le persone che non avevano residenza e i migranti sans papier, la cui mancanza di risorse e di riferimenti credibili e accertabili nel territorio molto spesso preclude la concessione delle misure e quindi hanno poi una punizione più dura e a minore valenza riabilitativa, per cui si impongono più opportunità di inclusione. Quindi per rendere le misure alternative operative bisogna rendere esigibili i diritti e soprattutto bisogna qualificare le misure, perché più sono qualificate e dotate di risorse, più abbiamo risultati efficaci. Quindi si rende necessario maggiore chiarezza interpretativa delle norme, minore complessità del percorso di concessione, anche la creazione di realtà di intermediazione tra servizi sanitari e giudiziari, ad esempio al momento del processo. Fattiva condivisione di obiettivi tra istituzioni e gli operatori coinvolti, maggiore celerità nella concertazione dei programmi, coinvolgimento attivo delle regioni e degli enti locali nel predisporre gli strumenti sociali educativi necessari, maggiori soprattutto stanziamenti economici e di personale dedicato a sostegno di qualificati percorsi di cura. Non può essere che la misura alternativa possa consistere solo nell'andare due volte a settimana al CERT e fare l'esame dell'urina. Allora, anche relativamente alle revoche delle misure alternative, la recidiva del consumo non può assumere salienza dirimente per la revoca dell'affidamento in prova, essendo la dipendenza, come tutti sostengono, una malattia con una precisa caratteristica, la recidiva. Rispetto alla custodia attenuata istituita nell'88 dal DAP per i soli detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, questa ha smarrito piano piano la mission originaria e la sua specificità. Una quanto carente sia la sua applicazione, lo dimostrano i dati di una rilevazione del 2015, e diciamo che dobbiamo sottolineare che permangono alcune specifiche criticità. Riguardano il mancato inserimento degli ICAT nella rete di attività di iniziative territoriali e la creazione dell'agente di rete, come è già stato sottolineato, la necessità di rafforzare quindi le azioni di territorio e soprattutto la possibilità di annettere a queste misure i detenuti in trattamento con farmaci agonisti e in doppia diagnosi. Sulla riduzione del danno in carcere, le evidenze scientifiche portate dall'Osservatorio di Lisbona dice che tra il 30 e il 75% dei consumatori hanno trascorso almeno un periodo di detenzione
e che in carcere i tassi HIV, HBV e HCV sono esponenzialmente più alti tra la popolazione. La comorbidità psichiatrica coinvolge più del 40% dei detenuti con disturbi di sostanze. Il diritto all'equivalenza delle cure impone alcuni interventi e li rende legittimi di riduzione del danno. Infatti la UNODC, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e UNAIDS segnalano in Italia l'assenza totale di disponibilità di preservativi, di siringhe sterili e di farmaci salvavita. Proposte: apportare modifica normativa all'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario. Su questo punto un altro solo esperto ha dichiarato la sua momentanea contrarietà perché richiede sia necessario un ulteriore approfondimento. E quindi inserire le azioni di riduzione del danno come atto di natura sanitaria, includendone nei regolamenti di istituto, nella carta di servizi. Quindi, sì. Il tempo scarseggia, la progettazione deve essere individualizzata, il trattamento integrato e continuo. Questi sono i tre aggettivi qualificativi che devono accompagnare il piano terapeutico riabilitativo individualizzato e che ha bisogno di uno strumento però che lo supporti e lo sostenga. E questo è il budget di cura, di cui parleranno sicuramente i colleghi successivamente. Chiudo dicendo che è necessaria ovviamente una collaborazione che riguarda tutti gli attori e che trovino anche degli fattivi strumenti perché questa venga con più facilità attuata, tipo il protocollo di Mittendi, la cartella informatizzata. Veramente il 34% delle persone detenute in carcere è costituito da stranieri, un dato più o meno costante da circa 20 anni. Al momento del rilascio allora è preclusa ogni presa in carico territoriale. Allora, per evitare clandestinità e recidiva, il tavolo tecnico suggerisce la concessione di un permesso di soggiorno in prova di durata temporanea come misura da erogare al termine della pena e da valutare in itinere e quindi un maggiore ingaggio del trattamento. Sulle trasversalità emerse, solo una ne vogliamo sottolineare: l'impoverimento progressivo del sistema dei servizi, di tutti i tre sistemi, sanitario, sociale e giudiziario. C'è un dato della Fondazione Gimbe che parla di un definanziamento del sistema sanitario nazionale tra il 2010 e il 2019 di ben 37 miliardi. La necessità, ultima cosa proprio, dell'incessante contrasto allo stigma che riguarda soprattutto le persone detenute, tossicodipendenti, con comorbidità psichiatrica, con patologie infettive e migranti, affinché il processo riabilitativo porti la persona a non essere solo un ex, dove la persona è definita in positivo, solo in base al negativo che non è più. Grazie. Grazie al professor Grosso. Do quindi la parola per un commento al procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao, che in magistratura dal 78 ha svolto dapprima le funzioni di pubblico ministero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e dal 1984 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. A partire dagli anni 90 ha fatto parte della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Dal 2006 al 13 marzo 2013 è stato procuratore aggiunto sempre a Napoli. Il 13 marzo 2013 il plenum del CSM lo ha nominato procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e in tale veste ha personalmente coordinato le più importanti indagini contro l'Andrangheta, oggi ritenuta la più pericolosa e ramificata organizzazione criminale italiana, pervenendo anche alla cattura di tutti i latitanti di detta organizzazione. L'8 novembre del 2017 il plenum del CSM lo ha nominato all'unanimità nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Allora la parola, procuratore, le chiederei di assumere in 5 minuti. No, pensavo che già avesse mangiato una parte dei miei 5 minuti. Dunque, molto brevemente, innanzitutto dobbiamo ricordare come nel 2020, in parte è stato già detto dal Ministro dell'Interno, sono state sequestrate ben 58 tonnellate di sostanze stupefacenti nel 2020, che era l'anno del lockdown,
il record assoluto poi nel sequestro di cocaina, 13 tonnellate e 400 chili e la cannabis 29 tonnellate, oltre a 414.000 piantine. Nell'anno precedente erano appena 223.000, quindi c'è stato un raddoppio di piantine, quindi questo dimostra come i consumi siano aumentati in modo veramente esponenziale e preoccupante. Ecco, nell'ambito delle indicazioni che ci sono state poc'anzi date, devo sottolineare come esiste attualmente un testo unificato proprio in materia di modifiche del DPR 309-90 e nell'ambito di questo testo si fa riferimento a una ipotesi di totale depenalizzazione che sarebbe la coltivazione, detenzione per uso personale di piantine. Le critiche che erano state fatte in relazione a questa ipotesi erano soprattutto per la genericità, per la impossibilità quindi di discernere fra coltivazione singola o coltivazione collettiva. Qui invece l'ipotesi descritta è un'ipotesi molto specifica, addirittura si parla di un massimo di 4 femmine di cannabis idonee appunto alla produzione di sostanza stupefacente. Primo. Secondo, vi è una differenziazione relativa alla graduazione delle pene, così come era stato peraltro richiesta anche a livello internazionale, oltre che dalla Corte Costituzionale. Questo stesso testo unico prevede che vi siano delle ulteriori soluzioni proprio al problema di cui poc'anzi si parlava, l'eccessivo ampliamento dei soggetti detenuti, laddove è previsto che per le persone tossicodipendenti o per gli assuntori di sostanza stupefacenti, nel caso di vendita, cessione di lieve entità di sostanze stupefacenti, la pena è tale da non consentire l'arresto, nemmeno quello facoltativo. E per le persone tossicodipendenti e per gli assuntori di sostanze stupefacenti è previsto il lavoro di pubblica utilità, che può svolgersi anche presso strutture private autorizzate. Quindi diciamo che il quadro che attualmente è all'esame del Parlamento è proprio quello corrispondente alle indicazioni che sono state fornite, e sembra questo un quadro che risponde esattamente anche a quelle che erano le critiche che erano state portate ai precedenti, alle precedenti proposte, che posso sintetizzare come Maggi e Molinari. Sono state unificate queste proposte e hanno dato luogo ad un testo che sembra invece meritevole di considerazione. Ma cosa voglio sottolineare, sperando di non aver già mangiato tutto il tempo? C'ho ancora tempo. Devo sottolineare invece che evidentemente per affrontare la tematica che è quella appunto dell'aumento del consumo è necessario, come è stato anche detto, che non si guardi solo alla repressione come unico momento. Perché la repressione certo è fondamentale, e in campo di repressione stiamo facendo delle attività veramente enormi in cooperazione giudiziaria con i paesi produttori, laddove molto spesso gli arresti avvengono non solo in Italia, ma anche di soggetti che producono in Costa Rica, in Colombia o in altri paesi. Questo dimostra che sostanzialmente sono state superate le frontiere e quindi vi è quella esigenza che il contrasto avvenga a livello globale. La repressione sta in questo momento avendo grandissimi risultati grazie alla specializzazione delle forze di polizia giudiziaria, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e tutti coloro che si impegnano su questo tema. Ma cosa occorre invece ancor di più? Occorre, come è stato anche evidenziato da alcuni relatori precedentemente, che nelle scuole, fin dalle classi elementari, si cominci a paventare il pericolo del consumo delle sostanze stupefacenti, si tratti questo tema e poi via via nelle scuole secondarie, in quelle primarie, alle università, la formazione, l'educazione, io credo che sia fondamentale. E questo già prepara, perché non solo i ragazzi,
ma anche gli adulti consumano, soprattutto la cocaina, che è diventata la sostanza stupefacente dei ricchi e che la si trova molto diffusa anche fra moltissimi professionisti. E quindi è evidente che quel che manca è l'educazione e la formazione. Primo. Secondo, ma in che modo affrontiamo poi effettivamente la tematica delle tossicodipendenze? Attraverso i CERT, attraverso questi servizi sanitari che danno la cura, che consiste in una dose che dovrebbe in qualche modo contenere la tossicodipendenza? Probabilmente non è questo il problema. Il problema è quello di seguire il tossicodipendente. Quindi quella politica di inclusione, solidarietà, sostegno, un sostegno effettivo. Le problematiche che oggi si evidenziano come quelle che associano il tossicodipendente a colui che soffre di problemi mentali. Ecco, come si affrontano temi di questo tipo? Eppure ce ne sono tantissimi, vi è una diffusione enorme e allora li si lascia molto spesso alle famiglie. Famiglie che quando sono benestanti riescono a contenere il problema, altrimenti diventa impossibile. Io credo che è importante che le politiche di contenimento e di in qualche modo di sostegno, di cura, vengano condivise da tutte le regioni attraverso modelli che siano identici e attraverso una presidenza del Consiglio dei Ministri che dia delle regole, una disciplina unica alla quale tutti debbano uniformarsi. Bene, grazie. Grazie. 5 minuti esatti e vi ringrazio. Grazie al procuratore nazionale antimafia. Do la parola a Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Bene. Don Luigi Ciotti ha fondato il gruppo Bene, espressione di impegno sociale, dal 1995 da Vita Libera, che oggi coordina l'impegno di 1600 realtà in Italia, Europa, in Africa e in America Latina, attiva nel contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e alla corruzione. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Voi mi insegnate che è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. Vorrei partire dall'educazione, perché l'educazione è il primo e il più prezioso investimento di una comunità aperta al futuro. Oh, un investimento che trova nella famiglia, nella scuola i suoi veicoli principali, ma non possono essere gli unici. Ogni contesto può e deve essere educativo. Anche il contesto sociale deve svolgere un ruolo educativo. Quindi oggi più che mai abbiamo bisogno della città educativa, dove tutte le forze si mettono insieme in quel progetto, in quei percorsi educativi. Secondo, certo, il problema delle dipendenze riguarda tutti, giovani e adulti. Dobbiamo leggere Il nuovo che bussa. Mi permetto di dire sui giovani una cosa, che i giovani, se trovano dei riferimenti veri, coerenti, credibili, ci sono. I giovani ci sono. Non è vero che non ci sono i giovani. Ma attenzione, questa è la seconda generazione a cui è stato derubato letteralmente del futuro. Non è una generazione che spera nel futuro, in un futuro migliore. Spera che un futuro ci sia. Una società che non investe sui giovani è una società che divora se stessa, che non crede nel proprio futuro. Allora voi me lo insegnate, che i giovani desiderano nutrirsi non solo di parole e sono stanchi di tante parole, ma hanno bisogno di opportunità e di concretezza. L'educazione, ribadisco, per noi è la cosa del grande investimento culturale educativo e generatrice di vita, solo se ciascuno di noi la testimonia con le sue scelte e i suoi comportamenti. Ma oh, l'Italia è all'ultimo posto per la dispersione scolastica e noi siamo agli ultimi posti in Europa per la povertà educativa. Allora perdiamo il 40% dei giovani nei percorsi dell'università. Noi siamo qui per fare il tifo positivo perché le cose possono cambiare. Ma allora ci vogliono degli interventi meticci che tengono conto di tutto questo.
L'altro aspetto, la consapevolezza oggi, che i nostri impegni non reggono più l'urto del tempo. Sono importanti ma insufficienti. Dobbiamo trovare di più risposte e azioni comuni. Tutti noi portiamo avanti comunità, accoglienze, centri crisi, drop-in, abbiamo aperto cooperative, il lavoro con le famiglie, però lasciatemi dire com'è anche importante il lavoro di strada. Il lavoro di strada vuol dire essere lottatori per la vita in tutte le sue espressioni. E molte persone che sembravano sconfitte, rassegnate, possono ritrovare motivazioni e progetti se non vengono abbandonate al loro destino. Non si può parlare di strada, di disagio, di sofferenza sociale e umana senza ascoltare e stabilire una relazione vera con quelle persone che il disagio lo vivono sulla loro pelle. Non si possono fare scelte solo a tavolino, calate dall'alto. Dobbiamo ascoltare la vita delle persone. E abbiamo capito in questi anni, a fianco di tutto il resto che deve essere fatto, che era tanto fondamentale prevenire l'uso di droghe, quanto prevenire i rischi dell'uso. Perché quando uno è morto non basta commuoverci, dobbiamo muoverci di più tutti. Praticare un realismo che non abbassasse la guardia dal punto di vista educativo e preventivo. Guardate, i principi sono certo importanti e devono essere la guida della coscienza morale, ma non possono essere assolutizzati fino a diventare muri che ci sottraggono all'incontro con le persone. Noi dobbiamo lottare per la vita e dobbiamo inventarci di tutto per andare incontro alle fragilità delle persone. La legge del 90 a cui facciamo riferimento ci pone interrogativi. Oggi è necessario un cambiamento radicale del suo impianto punitivo, non più rinviabile per diverse ragioni. Tutti i meccanismi sono stati già ben detti. Io mi permetto, chiamatela come volete, si trovino delle strade. Io oggi dico, in base a tutte le cose già emerse, chiediamo la decriminalizzazione del consumo e la depenalizzazione e la depenalizzazione dei reati più lievi. Ma chiediamo con insistenza che vengano potenziate, qualificate e concesse le misure alternative alla detenzione, misure che si sono rivelate più efficaci. Allora bisogna dare però gli strumenti perché questo avvenga. Stima e riconoscenza a quanti nei penitenziari si spennono nei servizi, dentro, fuori. E per quelli che devono stare dentro, che venga ridato vigore agli istituti e alle sezioni di custodia attenuata, dove ci sono già in alcune realtà che hanno dimostrato delle positività, ma non è stato fatto quello che nelle leggi precedenti si era stabilito di allargare a tutte le case circondariali, eccetera. Attenzione, anche per noi e a tutto il sistema dei servizi, con la disattenzione al problema droga e AIDS, è inevitabile che anche i servizi sono stati colpevolmente trascurati. I servizi sociosanitari territoriali sono stati mortificati dalle leggi finanziarie che di anno in anno tagliavano la spesa pubblica. E la vittima più illustre è stata la prevenzione, ridotta al 50%. Allora, caspita, ci saranno pure dei responsabili in questo paese. La vittima più illustre è la prevenzione. Ma anche questo accorpamento dei SERD, non sostituendo il personale in pensione, sempre più ridotto.
Ma l'altro problema grosso è il dopo carcere, il reinserimento sociale e lavorativo. Salto avanti solo per titolo, per dire che il sociale e tutti gli interventi necessari per tutti, ma anche per le persone che devono avere delle opportunità quando escono, il sociale, per piacere, non è un costo, ma è un investimento. È un investimento, costa di più rincorrere i problemi dopo. Allora non guardare, per piacere, tutti, al sociale come un mondo a parte, uno tra gli altri, ma dobbiamo guardare dal sociale per fondare le proprie azioni. Si parte dal basso, si parte dalla vita delle persone, si parte dal mondo del sociale più trascurato. Oh, la mafia più pericolosa è la nostra lentezza, è la burocrazia. Abbiate pazienza, 12 anni, è vergognoso. Ma io mi chiedo, mentre il prezzo che abbiamo pagato in questi 12 anni di smarrimento, di fragilità, di mancanza di servizi, di leggi sbagliate, l'hanno pagato sulla pelle le persone più deboli e più fragili. Ma chi non ha fatto quello che doveva fare in questi 12 anni, nella politica che non ha convocato ogni 3 anni, sempre impuniti. Non è possibile questo. Chi non applica le leggi deve rispondere, e rispondere seriamente a tutto questo. Il tempo se n'è andato così. Forza, o c'è uno scatto in più da parte di tutti per dare fiducia, speranza. Dobbiamo inondare i nostri territori di cose belle e positive. Dobbiamo riconoscerle e farle emergere, e nel nostro paese ce ne sono tante, però mettiamoli in grado di poter funzionare meglio. Grazie al Don Ciotti. Do la parola al professor Patrizio Connella. Do la parola al professor Patrizio Connella, presidente dell'Associazione Antigone. Conosciamo tutti la sua attività, tra l'altro è membro del direttivo dell'NPF Observatory di Parigi, ha svolto numerose missioni di monitoraggio nelle prigioni anche all'estero, ha scritto vari temi in materia di pena, ha scritto diversi saggi in tema di pena e di diritti umani. Grazie. Dopo Don Luigi Ciotti, di cui sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, e quindi potrei anche non intervenire, però è un'occasione, c'è la Ministra Dadone e ringrazio la Ministra Dadone per questa occasione data anche alle organizzazioni come Antigone. Beh, io direi che noi dobbiamo recuperare, Don Luigi, la complessità. Ci ha insegnato questo tu, Don Luigi. Noi dobbiamo recuperare la complessità, quella complessità che non ci può dire, non ci può far dire che Stefano Cucchi è morto perché è drogato. Lo è stato detto nel 2009, Stefano Cucchi è morto perché è drogato. Ecco, quella è una semplificazione. Come una semplificazione dire, parlare di droga, perché esistono droghe. Perché esistono tante storie diverse, perché esistono consumatori dipendenti, perché quel 19% di ragazzi che abbiamo oggi citato, che fra i 15 e i 19 anni fanno consumo di droghe, noi non possiamo in modo semplificato lasciarli nelle mani di polizie, tribunali e carceri, perché saremmo criminali noi. E noi non vogliamo una società di questo genere, una società senza la complessità. Dobbiamo recuperare la complessità. La complessità fa far fatica, anche nelle carceri fa far fatica. Andare nelle carceri, noi ci andiamo, forse ispirati da probabilmente uno dei più grandi giuristi della nostra storia repubblicana, Piero Calamandrei, che ci diceva: bisogna aver visto. Noi ci andiamo, ringraziamo l'amministrazione penitenziaria, c'è qui il dottor De Gesù, che ci consente di andarci. Beh, però quando andiamo vediamo le sezioni ghetto per tossicodipendenti. Dottor De Gesù, non vediamo tante custodie attenuate, eh?
sono pochissime. E perché? Perché si fa una circolare prevedendo, per esempio, fra un po' l'istituzione di nuove sezioni dove vanno tutti i detenuti che danno fastidio, le sezioni ex articolo 32 del regolamento di esecuzione, e non si investe invece sulle custodie attenuate? Non liberiamo noi, non ci liberiamo da questo pregiudizio. Migliaia di persone detenute potremmo noi trattarle con progetti di libertà. Perché vogliamo rimettere in discussione conquiste come quella che grazie a Mauro Palma ottenemmo della sorveglianza dinamica in tutti gli istituti di pena? E invece no, una vita del tossico chiusa in cella è una vita doppiamente sofferente, è una vita doppiamente sofferente. Dobbiamo recuperare visione. Andiamo in carcere, siamo stati in carcere l'altro giorno nella sezione sestante al carcere di Torino. Beh, quelle persone, oggi fortunatamente è stata chiusa quella sezione di osservazione psichiatrica, lì c'erano persone con doppie, triple diagnosi, e ci sono le persone con problemi di dipendenza dentro quelle doppie, triple diagnosi. E come vivevano? Vivevano come abbiamo descritto e come avevano già descritto le organizzazioni di garanzia in questo paese e anche in quelle internazionali. Vivevano in modo indecente, inumano, degradante. Ecco, noi dobbiamo superare tutto questo, perché altrimenti noi semplifichiamo. Ecco, io torno appunto alla questione della complessità, e vorrei riassumere rapidamente le ragioni del perché bisogna cambiare la legge sulle droghe, perché bisogna cambiare il DPR 309. In primo luogo, ragioni etico-filosofiche. Non voglio dire cose troppo grosse, però in realtà noi dobbiamo fare attenzione che noi costruiamo un meccanismo punitivo di fronte a tutto ciò che non ci piace, il meccanismo punitivo di fronte a tutto ciò che non sappiamo trattare, il meccanismo punitivo che riguarda stili di vita sbagliati, giusti. Io non sono un consumatore, non sono mai stato consumatore, quindi posso dirlo. Mi sento quella terzietà rispetto al tema. Noi non possiamo essere una società illiberale di massa. Non possiamo essere una società illiberale di massa. E su questo io spero che con il referendum si possa dare un passo, una possibilità di aprire un dialogo nella società su questo. Aprire un dialogo sulla questione della libertà di massa. Perché non è una questione secondaria quando parliamo di droghe. Una seconda ragione è una ragione che torna ad argomenti a me molto cari, quelli su cui ci siamo formati noi di Antigone, e penso al garantismo penale di Luigi Ferraioli. Cosa ci dice Luigi Ferraioli? Ma cosa dice la nostra Costituzione? Attenzione, il principio di offensività deve governare il sistema penale. Attenzione. Quindi quello che diceva il Don Luigi Ciotti, io lo riformulo in questo modo: attenzione ai delitti che non hanno una vittima. Attenzione, rivediamo quella legge, perché quella legge è una legge che in realtà trova difficoltà ad avere un suo fondamento di tipo costituzionale fino in fondo. Per ragioni procedurali, sì, la Corte Costituzionale è già intervenuta, ma è già intervenuta anche sul principio di proporzionalità. È una legge che è sproporzionata rispetto al sistema sanzionatorio, totalmente sproporzionata rispetto al sistema sanzionatorio. E poi le ragioni di politica criminale sono qui, e sono molto contento di essere a fianco al procuratore nazionale antimafia, che da noi ha grande stima per il suo lavoro. Noi dovremmo cercare quantomeno di aprire un dibattito sulle ragioni di politica criminale, che in realtà dovrebbero essere alla base di una inversione nel tipo di politica da affrontare. Fino ad oggi non mi pare che il narcotraffico abbia trovato svantaggi dalla legislazione attuale. Non mi pare, è prolifera su tutto. Dove c'è un mercato illegale ci si butta. Questo è quasi scontato dirlo. Ma io dico anche un'altra, sì, vado in conclusione. Un'altra ragione di politica criminale, rapidissimamente. E quest'altra ragione di politica criminale riguarda i milioni, due, tre, non lo so, di consumatori che fanno, un uso di sostanza che in realtà è vietato dalla legge. Ma noi vogliamo creare un sistema in cui nessuno ha più paura del sistema punitivo? Ma se noi creiamo un sistema punitivo che poi in realtà sa che non potrà punire, perché vogliamo mettere 2 milioni, 3 milioni di persone in carcere o punirle, allora perde di efficacia per tutti, perde di efficacia, la legge perde la sua forza. Scriveva Beccaria, attenzione, meglio prevenire che non punire.
punire. E chiudo, la questione carceraria, il sovraffollamento citato. Beh, qui, ministra, secondo me dobbiamo fare un tavolo comune, noi ci siamo. Prendiamo 10.000 persone tossicodipendenti e forse anche a legislazione vigente, mettiamoci dietro un tavolo e proviamo a vedere se noi riusciamo a liberarle dal carcere, perché si può fare. E il risparmio netto per lo Stato sarebbe di, noi abbiamo calcolato, fra i 250 e i 300 milioni di euro l'anno, che ben potrebbero essere investiti in progetti per la prevenzione e per il recupero sociale. Grazie. Grazie. Do la parola al dottor Luciano Lucania, che è il presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, medico specialista e medico negli studi penitenziari da oltre 35 anni. Dal 2008 opera presso l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e presso il Dipartimento di Salute della Regione Calabria. Grazie. Grazie, Ministra, per aver voluto in questa occasione, per la prima volta devo dire, ascoltare la voce anche degli operatori sanitari che lavorano all'interno del carcere. È realmente la prima volta, anche se in questo settore noi siamo in qualche modo marginali rispetto alla massa, alla grande platea delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti. Siamo marginali nel senso che noi vediamo, osserviamo, seguiamo solo quelli che sono all'interno del carcere. Chiarirò meglio questo concetto subito dopo. Devo anche dire però che questo tema di oggi, oltre alla fragilità, non è per noi né un tema né un titolo, è il senso di una sfida. Perché per molti pazienti con questo problema all'interno del carcere nel corso degli ultimi anni nulla è mai cambiato. Già all'epoca della 309 del 90 non erano chiari in maniera assoluta percorsi, metodologie di lavoro, metodologie di integrazione. E questo quando ancora nel carcere la sanità era gestita dal DAP e il panorama regionale era ancora difforme. Dopo il 2008, epoca del transito definitivo dei servizi alla sanità pubblica, questo tema della fragilità è divenuto una costante di sistema. Costante di sistema non solo per il paziente, ma per l'intero impianto dell'assistenza, che oggi non può che vedere l'integrazione fra le terapie farmacologiche, ma soprattutto il supporto psicologico e il supporto sociale. Dal tavolo preparatorio di questa conferenza ho letto con attenzione gli atti, ne ho parlato con il suo presidente, è emersa prioritariamente e anche diciamo dal sentiment di questa sala la necessità di una profonda riforma dell'intero sistema a partire proprio dalla legge 309 del 90. E nel momento in cui tutto questo sarà probabilmente a seguire tutto ciò che in questo momento è in campo, una nuova legge che ridisegnerà questo settore in una qualche maniera, così come vorrà il legislatore, la detenzione potrà essere limitata, ma almeno fino ad allora e probabilmente anche dopo, quindi ancora a legislazione vigente, non potrà essere del tutto esclusa. Quindi il sistema sanitario nazionale, attraverso i sistemi attivati all'interno delle carceri, continuerà ad avere un ruolo nel trattamento di queste persone, nella loro gestione clinica e anche in quello che è il percorso trattamentale sotto il profilo, diciamo, generale penitenziario. Perché la persona rimane in carcere lì, con i suoi problemi, con i suoi bisogni, con le sue esigenze, ma soprattutto con i suoi diritti, che non possono essere in alcun modo compressi. La medicina penitenziaria è servizio sanitario in maniera globale dal 2008. Anche se dobbiamo ricordare che il transito di questo settore, cioè quello delle dipendenze, risale al 2002 ed è stato un transito avvenuto nel 2002 in gran sordina e dal 2002 a oggi, 2022, il finanziamento del 2002 non è stato mai mutato nella sua quantificazione. Rendiamoci conto che cosa significa tutto questo sotto il profilo della possibilità di erogare dei servizi. Nel 2008 un timidissimo DPCM, un'alchimia mal riuscita fra ieri e domani, con la nostalgia perdurante della vecchia legge 740, che oggi mostra tutti i suoi limiti,
in quella che è l'attività gestionale della persona malata all'interno del carcere, indipendentemente dalla tossicodipendenza. Quindi ben venga questo momento di confronto e di integrazione, soprattutto fra saperi e culture differenti, ma sinergiche, sulla persona, che ci consente, proprio partendo dall'approccio alla patologia da dipendenza, di definire il perimetro, di ridefinire il perimetro all'interno del quale il Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle articolazioni penitenziarie, si deve muovere. Non più il carcere come luogo altro per la sanità pubblica, ma luogo intraneo al sistema delle ASL territoriali. Riproponendo quindi quanto noi abbiamo sempre sostenuto sin dal 2008, non più due mondi, ma il sistema sanitario dentro il carcere con tutte le sue potenzialità assolutamente superiori a quelle che ci possono essere e che comunque sinergicamente all'azione dell'amministrazione penitenziaria possono sviluppare, le positività che possono sviluppare. Riprendo così un bel concetto, mi permetto di riprendere, del ministro Cartabia oggi, stamattina, in conclusione del suo discorso, che ho veramente apprezzato, tanto per i contenuti nei confronti di tutto quello che deve essere attività del sistema. Quindi avere oggi un sistema sanitario penitenziario che sia realmente identificabile all'interno della galassia del sistema sanitario nazionale, nelle forme del sistema sanitario nazionale, come unità operative, come dipartimenti, integrato in maniera reale con le altre funzioni delle aziende. L'unico modo per poter dare a questa fascia di detenuti, piccolo o grande che sia, e questo vale per tutti, possa dare un sistema realmente efficace, realmente aggiornato, realmente in linea con tutti gli altri sistemi che la sanità pubblica offre ai cittadini. Sono stati ricordati in questo tavolo degli episodi, sono degli episodi molto tristi, che sono successi e che potrebbero ancora succedere. E questo perché ancora non è cambiata la cultura. È necessario fare cambiare la cultura del carcere anche al sistema sanitario nazionale. È fondamentale per tutti. Lavorare sul settore della tossicodipendenza può essere anche uno dei modi più importanti, più semplici, forse più veloci, per fare cambiare questa cultura. Grazie. Do la parola al professor Mauro Palma, presidente del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale, nonché presidente del Meccanismo Nazionale di Prevenzione previsto dal protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura. In ambito europeo, il professor Palma è stato dal 2000 al 2011 componente italiano e poi presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti o Pene Inumani o Degradanti, successivamente dal 2012 al 2015 presidente del Consiglio Europeo per la Cooperazione nell'Esecuzione Penale. Prego, professore. Sì, grazie. Ringrazio anche io la ministra, e mi piace usare il femminile visto che siamo in un tavolo di tutti maschi qua, e mi piace invece, come dire, dare un minimo di valore alla ministra e anche alla ex ministra Livia Turco per il cammino fatto in questi anni. Molti hanno rievocato i 12 anni che sono passati. Non sono stati soltanto anni in qualche modo di non fare, purtroppo sono stati anni in cui si è fatto. Lei, ministra, stamattina parlava delle molte fragilità. Quelle molte fragilità hanno trovato eccessi di robustezza e hanno trovato una robustezza in tutte le istituzioni segregative e privative della libertà, siano spesso nelle comunità, molto più spesso nella situazione del carcere, ma hanno anche trovato un rischio concettuale che noi, di cui ancora vediamo i prodotti. Il rischio è quello che il, diciamo, modello classico che lega tra di loro le parole norma, reato, reo, pena, cioè, si è in qualche modo mutato, perché la devianza, cioè il reato, non è stato più, diciamo, riferibile alla trasgressione ad una norma predeterminata. Al contrario, si sono elaborati modelli di normalità e
quei modelli di normalità hanno poi, diciamo, inciso sulle norme, quasi che le norme andassero a configurare chi non corrispondeva a quei modelli. Ecco i reati senza vittima, ecco i reati senza offensività, ecco i reati molto, diciamo, perimetrati attorno a delle forme di comportamenti individuali che chiedevano supporto sociale, non identificazione in ambito normativo come elementi di reato in sé. Questa inversione è un'inversione culturale molto, molto difficile da rimuovere, e ha ragione Luigi Ciotti quando dice il sociale non è soltanto il valore educativo del sociale, non è soltanto le istituzioni a ciò deputate come la scuola o la famiglia. Il sociale è una complessità, il sociale deve essere un coro. Vedete, io non aggiungo molte cose alla fisionomia del carcere, perché il carcere non è, mi permetta di dire, un tavolo tecnico. L'autorità garante di chi è privato della libertà è in qualche modo il cuore del problema. Io non ho elementi tecnici specifici, è il cuore del problema perché tutto ciò è confluito nelle varie forme della privazione della libertà. E vedete, vi do soltanto un paio di numeri che, in aggiunta a quelli che già Leopoldo Grosso, già Marta Cartabia avevano dato precedentemente. Ci sono in carcere oggi, questi sono i dati che la collega aveva dato, Emilia Rossi aveva dato al tavolo tecnico, ci sono 271 persone che sono in carcere per l'articolo 73, condannate ad una pena inferiore a un anno, e ce ne sono 1603 che sono condannate a una pena tra 1 e 3 anni. Allora, che cosa mi dicono questi dati? Mi dicono questi dati che non è soltanto l'estensione del ricorso alla questione, come dire, privativa della libertà, alla penalità e alla carcerazione, ma anche che si finisce col colpire, e colpire in maniera assolutamente, come dire, senza tornare indietro, quello che è la coincidenza tra la minorità sociale e la piccola situazione di criminalità. Non vi sto a dire gli altri dati, parlo di pene inflitte, non di pene residue, perché se vi dicessi di pene residue si aprirebbe il discorso sulle misure alternative e sul maggiore accesso ad esso. In sostanza, quello che noi in questi anni di robustezza abbiamo finito per elaborare è un modello in cui è la risposta forte, mi dispiace dirlo, le ho sentite anche questa mattina alcune elementi di risposta robusta, diciamo, in qualche modo al problema, senza cogliere l'elemento in sé che invece si voleva in qualche modo fare evidenziare. Ma questa inversione della normale dialettica che esiste tra norma, reato, pena, rischia di essere un qualcosa che va a colpire anche il dopo carcere, perché quello che tu hai individuato come comportamento non omologato e lo hai definito attraverso la penalità, molto difficilmente lo rimuovi una volta anche che sei uscito da quello, da quella spirale della penalità. Questa inversione è un'inversione che incide sui numeri del carcere, è un'inversione che incide anche sul dopo, su quello stigma su cui tutti ci si trovava, invece su questo tutti si trovavano d'accordo stamattina. Ecco perché le fragilità sono molte e il meccanismo della robustezza, la robustezza segregativa, è il meccanismo che non solo non aiuta le persone fragili, ma non aiuta noi a comprendere la fragilità. Ecco perché anche il nostro lessico è diventato un lessico sempre più tendente alla irrecuperabilità di alcune persone e sempre meno tendente a riconoscere l'appartenenza di tutte le persone allo stesso nostro aggregato e in qualche modo riconoscendole, trovare per loro le modalità per risaldare ciò che possono aver reciso all'interno del legame sociale.
Grazie, professor Palma. Do la parola al professor Ferdinando Ofria, professore associato di politica economica presso l'Università degli Studi di Messina. Il professor Ofria si occupa di tematiche relative allo sviluppo economico, in particolare quelle concernenti le politiche di contrasto ai fallimenti di mercato, cioè la contraffazione, la corruzione, criminalità, costo del credito, eccetera, nonché all'analisi dei differenziali di crescita della produttività fra le regioni. È autore di decine di pubblicazioni scientifiche, in particolare ha avuto conferito il premio Svimez 2002 con il volume L'impatto criminale sulla produttività del settore privato dell'economia per Giuffrè Editore. Prego. Sì. Allora, grazie Ministra per l'invito, grazie al... Allora, come è stato anticipato precedentemente, io sono un economista e da anni presso l'Università di Messina ci interessiamo degli effetti distorsivi dovuti alla criminalità organizzata. Abbiamo analizzato e analizziamo gli effetti, ad esempio, sulla contraffazione, effetti dell'estorsione e dell'usura. E nell'ambito di questo progetto ci siamo soffermati anche sull'impatto della legalizzazione delle droghe leggere, vedendo sia gli effetti indiretti come quelli di contrasto o di riduzione della criminalità, cioè dei comportamenti criminali su questo settore, e allo stesso tempo abbiamo considerato gli effetti della legalizzazione in termini anche di gettito fiscale e di aumento delle entrate fiscali stesse. E nell'ambito di questo evento e di questo studio abbiamo considerato in modo diretto sia i costi, quindi le riduzioni, nell'ambito carcerario. Perché, come già anticipato da uno studio pure effettuato da voi, che i dati coincidono quasi, perché noi riusciamo a ottenere un risultato pari a 500 milioni di euro, voi 300 mi sembra, perciò già siamo nell'ambito del contesto, con effetti oltretutto positivi, perché riducendo una somma del genere potrà essere utilizzata in altre realtà economiche, e quindi oltre a ridurre l'affollamento delle carceri, e quindi un effetto anche indiretto dall'evento stesso. Ovviamente un altro effetto positivo di una eventuale legalizzazione delle droghe, in termini ovviamente guardando all'aspetto economico, è quello di ridurre anche le spese di impegno dell'ordine pubblico, della sicurezza, perché molte risorse dell'ordine pubblico, della polizia, dei carabinieri, eccetera, anche della magistratura, sono impegnate in questo contesto, e invece potrebbero essere utilizzate in altre realtà e in altri impegni, e quindi è un trasferimento, ecco, di risorse sul tema. Il tema principale, però, il guadagno maggiore potrebbe essere nella legalizzazione, intesa come in modo molto simile a quello della legalizzazione delle sigarette, e quindi in tal caso noi riusciamo a ottenere un risultato annuale di circa 8 miliardi di euro, cioè quasi la somma di una finanziaria, ottenendo una legalizzazione di questi prodotti. Ma non solo questo, ma l'elemento fondamentale, quindi i vantaggi indiretti, abbiamo anche considerato i costi, e anche i costi hanno una certa rilevanza, però i benefici indiretti dovuti a questo passaggio sono legati al fatto che il prodotto utilizzato e venduto in un mercato legale è un prodotto ovviamente di qualità, perché, come è noto, molte volte, addirittura c'è uno studio dell'Università di Berna che lo evidenzia,
perché addirittura su 191 campioni il 91% di questi prodotti contengono fibre di vetro, colle e altri prodotti che sono altamente dannosi e quindi con ulteriori costi nell'ambito sanitario. Quindi si aggiungono, questi sono cosiddetti costi indiretti, che si aggiungono anche a questo fenomeno. Benefici, dicevo, quindi come vedete questo è un elemento. L'elemento maggiore di questo studio è il fatto che la possibilità della legalizzazione potrebbe comportare, come dicevo, un aumento enorme del gettito fiscale. Ovviamente parliamo della legalizzazione delle droghe leggere e quindi, ecco, per questo motivo è ovvio, è uno studio scientifico ed economico, noi non entriamo nel particolare nei giudizi di valore, prima vi è stato un dibattito sul punto, no? Il giudizio di valore ovviamente è un problema diverso perché ovviamente ci sono varie sensibilità. Il nostro è uno studio strettamente scientifico che tiene conto ovviamente dell'aspetto economico, tenendo conto anche degli effetti positivi indiretti, perché noi sappiamo bene, e qui il procuratore antimafia lo può sottolineare, anche le relazioni del distretto della DIA negli anni passati hanno anche evidenziato che la criminalità gestendo questo mercato, sottrae liquidità ai settori altamente produttivi, investe in attività imprenditoriali che sono ovviamente non in settori competitivi ma in settori tradizionali, crea distorsione alla concorrenza e oltretutto ottiene consenso sociale, quindi noi legalizzando riduciamo il consenso sociale. Oltretutto anche a livello di piazza, per capirci, i giovani che si forniscono di droghe o altro hanno contiguità con la criminalità, quindi con la legalizzazione verrebbe meno questo. Quindi desidero soltanto evidenziare che dai nostri conteggi potrebbe esserci un beneficio che va oltre gli 8 miliardi di euro, comprensivo sia del maggiore gettito fiscale, ma sia anche comprensivo delle riduzioni dei costi per quanto riguarda le spese carcerarie, nonché le spese riguardanti l'ordine pubblico. Grazie. Grazie. Allora, invito a prendere posto al leggio il dottor Mauro Soli, che è componente del gruppo di ricerca del CNR, per un intervento di restituzione finale attraverso l'analisi delle priorità e delle parole chiave. Sì, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. A me un compito non facile, sia per la densità delle proposte avanzate nel corso dei lavori da parte degli esperti e sia per il livello del dibattito in questa tavola rotonda. Allora, ovviamente mi aiuterò per fare questa cosa dello schema di cui ha parlato già il dottor Siniscalchi, che raggruppa su due, diciamo, dimensioni, che è il consenso che abbiamo registrato nel corso delle discussioni e la fattibilità delle proposte fatte, e inserisce le quattro proposte in altrettanti quadranti, dove abbiamo delle possibilità immediate, abbiamo delle opportunità da cogliere, oppure un approfondimento necessario degli ulteriori passaggi in base appunto all'incrocio tra fattibilità e consenso. Una premessa vorrei fare rispetto ai lavori di questo gruppo, che ha proposto un numero consistente di elementi da sottoporre alla discussione, da sottoporre ai livelli competenti, e devo dire che la maggior parte di queste proposte sono inserite nel primo quadrante, dove registra appunto un consenso quasi unanime, e una fattibilità che le rende delle proposte che possono essere realizzate nell'immediato. Allora, il primo elemento senz'altro da sottolineare
è la necessità di una più ampia condivisione di obiettivi e proposte da parte di tutti gli attori del sistema, degli attori che sono in campo. Poi delle linee di indirizzo omogenee per interpretare le norme per la concessione delle misure alternative, in modo tale da omogenizzare gli interventi su tutto il livello nazionale. Ovviamente è necessario anche una maggiore integrazione tra il comparto salute e quello della giustizia, così come sono necessari degli accordi territoriali e protocolli operativi per la continuità carcere-territorio, quindi la continuità dei percorsi. Ovviamente per fare questo è basilare avere una cartella informatizzata, unica, dove possono attingere informazioni tutti gli operatori del sistema e dove tutti gli attori del sistema possono contribuire a implementarne i contenuti. Il discorso poi ovviamente è arrivato al tema delle risorse necessarie per i percorsi di trattamento, sia risorse umane che finanziarie, ma risorse anche sul versante dell'abitare e sul versante degli inserimenti lavorativi. Altro elemento è il rilancio dell'ICAT, soprattutto per la specificità dell'aspetto riabilitativo dell'istituto. Poi arriviamo ai percorsi a custodia attenuata che devono essere inseriti all'interno degli interventi territoriali, all'interno anche della programmazione che viene fatta in ambito territoriale, sia sanitaria che sociale. E in questo senso occorre anche un maggior coinvolgimento degli enti locali, dei comuni in primo luogo e in parte anche delle regioni, per la messa in campo di strumenti e percorsi inclusivi efficaci. La valutazione del disturbo da uso di sostanze poi deve anche tener conto, come è stato sottolineato più volte, della dipendenza psichica per avere una valutazione complessiva. E i progetti personalizzati, i progetti individualizzati possono e debbono essere fatti attraverso lo strumento del budget di salute, che consentirebbe al meglio la continuità nei trattamenti e l'attivazione di percorsi di inclusione sociale con le relative risorse da poter allocare per questi interventi. I progetti terapeutici con dentro anche le azioni per la giustizia riparativa e la definizione di linee di indirizzo e PDTI, dei piani diagnostici terapeutici assistenziali, che ricomprendano tanto le terapie agoniste quanto il controllo dell'uso inappropriato dei farmaci. Occorre anche avviare la sperimentazione della riduzione del danno nel carcere, includendo tra le azioni nei regolamenti degli istituti, oltre che nella rete dei servizi nelle carte dei servizi delle aziende sanitarie locali. Formazione del personale, formazione congiunta e integrata del personale dei due comparti è fondamentale, è strategica per questo. Così come diventa importante l'attivazione, il coinvolgimento delle persone detenute per gli aspetti informativi, per l'automutuo aiuto e per il sostegno tra pari. Gli incentivi, la valutazione e lo screening per le patologie infettive e correlate al disturbo da uso di sostanze e un approccio e lo sviluppo di un approccio alla diversità di genere. Queste sono le ultime tre proposte che possono essere immediatamente messe in campo, ovvero sviluppare subcircuiti attenuati per persone in trattamento farmacologico agonista o in comorbilità psichiatrica. Prevedere anche per queste persone l'accesso agli ICAT e istituire la figura dell'agente di rete. Anche questo è un elemento strategico per il rapporto carcere-territorio. Passando all'area delle opportunità da cogliere, ovvero dove c'è un consenso alto, ma dove necessita in qualche modo degli interventi, diciamo, per l'implementazione delle attività, occorre rivedere l'impianto, è stato detto che occorre rivedere l'impianto sanzionatorio e accusatorio del DPR 309 del 90, così come escludere la previsione dell'arresto, eliminare il criterio tabellare del superamento delle soglie per uso personale, potenziare l'istituto della messa alla prova per avviare percorsi di giustizia riparativa
il permesso di soggiorno in prova per detenuti stranieri e i lavori per pubblica utilità come sanzione in luogo delle reclusioni sono le proposte che sono state avanzate. Per quanto riguarda l'area successiva non ci sono elementi e arriviamo all'ultima area, che è quella delle proposte che necessitano di ulteriori passaggi. Bene, rispetto a questo, dove appunto c'è da registrare un consenso molto alto ma non unanime, occorre sottrarre all'azione penale la coltivazione della cannabis e la cessazione di modeste quantità per uso di gruppo e inserire le azioni di riduzione del danno nell'ordinamento penitenziario come azione di tutela della salute della persona con detenute. Da ultimo, e vado alla conclusione, abbiamo provato a fare un'analisi semantica degli elementi emersi nel corso della discussione dei lavori di gruppo, dove abbiamo messo in evidenza le parole che più di ogni altro sono state ricorrenti. La prima parola indubbiamente non poteva essere altrimenti è carcere, poi persone detenute, persone al centro degli interventi, il consumo, le misure alternative come strumento per la riduzione della popolazione carceraria e l'integrazione del sistema, degli operatori e degli interventi. Grazie dell'attenzione. Grazie al dottor Soli. L'intervento del dottor Soli conclude la prima sessione dei lavori di questa conferenza. Consentitemi di ringraziare i relatori, perché non era facile tenere gli argomenti in un tempo così compresso, ci siamo abbastanza riusciti. Un ringraziamento alla signora Ministra, un ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito i lavori e buon lavoro per il proseguo della conferenza. Grazie. Grazie ovviamente ai nostri ospiti e adesso volevo solo ricordare che i lavori sono sospesi, riprenderemo alle 14.30. I gentili ospiti sono invitati a raggiungere le sale per il live lounge e all'esterno della sala ricordiamo che i ragazzi di ANG in radio stanno realizzando le interviste presso il corner dell'Agenzia Nazionale dei Giovani. Buon pranzo e ci rivediamo alle 14.30. Grazie.